Grazie, oggi parliamo di autoabbronzanti. L'autoabbronzante non fa male, non fa assolutamente male, è il sole che fa il male e sono le lampade che fanno malissimo. Ve lo dico subito che si sfatiamo immediatamente questo mito, perché ci sono tantissime persone che non sono informate riguardo gli autoabbronzanti e possono pensare che in realtà facciano male, che magari il sole fa bene, e non è assolutamente così. Magari dopo vi spiego anche perché io li uso, quali uso e con quali mi sto trovando veramente, veramente da Dio, e nemmeno si capisce, nemmeno lo notano le persone che è abbronzatura artificiale. Vi spiego subito in due parole come funziona l'autoabbronzante. La sostanza principale degli autoabbronzanti è il DHA, idrossiacetone. Non è nient'altro che uno zucchero che si lega alle proteine dello strato corneo, quindi dello strato più esterno della pelle, conferendo proprio questo colorito dorato, andando a dorare solo lo strato più superficiale della pelle. Quindi non intacca minimamente la melanina, non c'entra proprio niente, non stimola la melanina, non va negli strati più profondi della pelle, andando a creare problemi come magari fa il sole. Si tratta semplicemente di una reazione chimica che colora proprio lo strato più esterno della pelle. Poi, infatti, se vedete, facendo un semplice scrub va via l'autoabbronzante, perché è proprio lo strato più esterno della pelle che viene colorato, diciamo così. Anche se ricordiamoci che comunque non è una tinta come quella per capelli, è proprio una reazione chimica che colora lo strato più esterno della pelle, e poi la pelle ovviamente si rigenera, quindi l'autoabbronzante va facilmente via, soprattutto se si fanno diversi scrub. Ma vi parlerò dopo, più avanti, più approfonditamente di come funziona l'autoabbronzante, come bisogna fare per evitare le macchie, per avere un'abbronzatura uniforme, un'abbronzatura insomma perfetta, che non sembra assolutamente artificiale. E adesso volevo dirvi un attimo perché utilizzo l'autoabbronzante. Ho iniziato a utilizzare l'autoabbronzante da qualche anno, perché inizialmente io, da incosciente, quando ero comunque adolescente, durante la mia adolescenza, mi esponevo proprio al sole senza alcun fattore di protezione solare, perché volevo abbronzarmi. Effettivamente riuscivo ad abbronzarmi, ovviamente dopo essermi ustionata. Le prime volte mi ustionavo, ma tanto, e di certo non ho fatto bene alla mia pelle. In seguito a queste esposizioni solari, diciamo non abbastanza nocive per la pelle, ho iniziato ogni anno a riscontrare sempre di più una sorta di sensibilizzazione della pelle. Quindi ogni anno, appena arrivava l'estate, iniziava ad arrivarmi l'eritema solare, mi riempivo di bollicine, di brufoli su tutto il viso, veramente veramente brutti e antiestetici. Così ho iniziato assolutamente ad utilizzare le protezioni altissime, 30, e adesso addirittura uso la 50, e siccome comunque non volevo rimanere bianca per tutta l'estate, ho detto: perché non provare l'autoabbronzante? Posso usare l'autoabbronzante, quindi divento di un colore comunque bello, dorato, estivo, ma allo stesso tempo no, la mia pelle non viene massacrata dal sole, non riceve alcun tipo di danno, anzi la pelle comunque è protetta, perché utilizzo comunque le creme solari, cerco di mettermi sempre all'ombra, di non stare troppo al sole, soprattutto nelle ore più calde, cerco di ripassare spesso la protezione solare, in questo modo non incorro in problemi ma sono abbronzata. E devo dire che questo compromesso ha funzionato, perché la gente mi dice proprio: wow, ma come ti sei abbronzata? Nonostante comunque io utilizzi la protezione solare altissima, ed effettivamente non è l'abbronzatura del sole. Quindi, cosa importantissima, anche se utilizzate l'autoabbronzante, dovete assolutamente mettervi la protezione solare, perché l'autoabbronzante non va a stimolare la melanina, quindi voi non siete protette se non mettete protezione solare. Vi mostro subito quelli là che utilizzo, da quello che mi è piaciuto di più a quello che mi è piaciuto di meno. Allora, partiamo subito col primo, che purtroppo non ve lo posso far vedere qui fisicamente perché l'ho finito in Sicilia quest'estate, ho buttato direttamente la scatola perché non mi andava di riportarmi la scatola vuota indietro. Comunque vi metto una foto qui. Si tratta dell'autoabbronzante di Lavera. Questo autoabbronzante è assolutamente 100% naturale, 100% eco bio, quindi è assolutamente tutto naturale, e devo dire mi sono trovata con questo da Dio. L'avevo comprato l'anno scorso
però non l'avevo utilizzato costantemente come quest'anno. Quest'anno l'ho utilizzato costantemente tutti i giorni, a volte anche mattina e sera, non solo la sera, a volte anche due volte al giorno, e ho riscontrato una abbronzatura bellissima. Questo autoabbronzante è fantastico secondo me perché dà un'abbronzatura molto graduale e molto naturale, e tu puoi decidere quale livello di abbronzatura preferisci, quindi quando arrivi al colorito che desideri puoi decidere di fermarti lì, perché inizia a colorarti un pochino la pelle, un po' di più e poi diventare anche bella bella colorita. C'è da dire che questo autoabbronzante, rispetto a quelli che contengono sostanze chimiche, agisce in modo più lento, infatti ha bisogno di 5 ore per colorire la pelle. Infatti il mio consiglio è quello di metterlo prima di andare a dormire. In questo modo, dormendo 8 ore, potete stare sicuri che la mattina appena alzate l'autoabbronzante ha agito del tutto, quindi ha colorato, e potete andarvi magari a farvi la doccia e poi vestirvi preparati per uscire. Infatti, una volta che applicate l'autoabbronzante non dovete più assolutamente sciacquare la pelle, perché altrimenti incominciano a crearsi macchie, può togliersi, non agisce magari in alcune zone. Quindi la cosa migliore è applicare l'autoabbronzante, aspettare un attimino che venga assorbito, magari fare altro nel frattempo. Io solitamente metto dei vestiti comunque da casa molto larghi, che non stiano appiccicati addosso, insomma non mi vesto per uscire con l'autoabbronzante, assolutamente no, me lo metto quando devo stare a casa, quindi la sera prima di andare a dormire, o un giorno in cui comunque so che devo stare tutto il giorno a casa, così l'autoabbronzante ha tempo di agire, non mi devo fare la doccia, o ancora meglio vado a dormire, poi quando mi sveglio posso ricominciare la mia vita in modo normale. C'è da dire che adesso la Lavera ha fatto anche quello per il viso, che penso sia un pochino più delicato, ma sinceramente io ho utilizzato quello per il corpo anche per il viso e non mi ha dato alcun problema, anzi proprio le persone mi dicevano: "Ah, però nonostante non stai andando al mare ti sei abbronzata tanto". Di notte mi sono abbronzata, vabbè. Poi, secondo autoabbronzante che uso da un po' di tempo, questo qua però si tratta di un autoabbronzante solo per il viso ed è chimico, è l'autoabbronzante di Gollistar, sono le gocce magiche. E questa boccettina di vetro, che io comunque ho da parecchio tempo e ancora funziona, non è andato a male, e il prodotto si estrae proprio con il contagocce, come vedete. Questo qui agisce molto più velocemente, in 1-2 ore avete già il colorito sul viso. È buono anche questo, però rispetto all'altro è un pochino meno naturale secondo me come effetto, rende la pelle un pochino più gialla, mentre l'altro proprio è un effetto super naturale, questo qua è un pochino meno naturale, ma comunque sempre naturale, non... ancora fortunatamente non mi sono capitati autoabbronzanti che mi facciano diventare gialla, come per esempio alcuni anni fa avevo utilizzato quella sorta di crema che mantiene la bronzatura della Dove, che in realtà era un autoabbronzante, diventavo giallissima con quello. Con questo assolutamente no, è più chimico, è più veloce, però lo trovo sempre un pochino più artificiale come colore rispetto a quello della Lavera. E come profumo è molto leggero. C'è da dire, per chi non ha usato gli autoabbronzanti, che gli autoabbronzanti un pochino puzzano, ovvero ancora, diciamo che nel momento in cui la pelle si colora, quindi avviene la reazione chimica, penso, perché non lo sento subito appena lo metto, ma lo sento dopo 2 ore, fuoriesce questa sorta di odore non proprio piacevole, ma neanche insopportabile, perché comunque questo prodotto di Gollistar e anche quello di Lavera non hanno un odore insopportabile. Comunque, se voi lo mettete anche questo magari prima di andare a dormire o per stare in casa, non dovete avere problemi, non dovreste avere problemi, anche perché poi dopo un bel po' di ore magari vi lavate e l'odore va assolutamente via. Quindi anche questo promosso lo metto a gocce, metto una goccia, due gocce, inizio a fare la parte per esempio della fronte, poi altre due gocce, inizio a fare le guance, e così gradualmente. Non fate l'errore che ho fatto una volta io, non con questo ma con quello di Lavera, prima di partire, siccome volevo finirlo assolutamente l'autoabbronzante, me ne sono messa tipo 3 kg, vi giuro, il giorno dopo sono arrivata a macchie. Invece quando ne mettevo la giusta quantità, quindi poco per volta nelle varie zone, con pazienza e non abbondando troppo, il risultato era super super naturale. Infine, ultimo autoabbronzante, questo qua è un autoabbronzante istantaneo e molto molto economico, che non esiste in Italia ma si trova su internet. Io non ricordo se l'avessi comprato su eBay o su Amazon. È il St. Morin's
St. Moritz Instant Self Tanning Mousse. È un dark, nella colorazione dark, perché c'è la colorazione più chiara e la colorazione più scura. Questa qua è quella più scura. Questo è un autobronzante istantaneo, quindi non colora in modo graduale, perciò non bisogna mai metterlo giorno dopo giorno finché l'abbronzatura diventi del colore che desiderate, ma si mette una sola volta e vi abbronza direttamente. Con questo sinceramente ho riscontrato diversi problemi, ho riscontrato anche certe caratteristiche che non mi piacciono. Innanzitutto contiene dentro coloranti oltre che al DHA, quindi appena lo mettete vi vedete marroni, ma non perché è stato il DHA a colorarvi, ma è proprio il colorante che vi colora la pelle. Perciò se poi andate a lavarvi vedete proprio il marrone, il colore marrone che cola, e anche se sudate. Quindi c'è chi se lo mette prima di uscire, ma io non lo metterei assolutamente prima di uscire perché macchia i vestiti, perché contiene proprio i coloranti. Questa caratteristica sia pro che contro. Il pro è che mentre lo metti vedi dove lo stai mettendo, perché colora la pelle, al contrario dell'autobronzante di, per esempio, di Lavera, che è proprio una crema, è trasparente. E dall'altro lato però ti lascia questa sensazione addosso di colorante, non lo so, quindi per questo non mi piace tanto. Poi per chi ha le prime armi è assolutamente sconsigliato, perché è un prodotto difficile da utilizzare, bisogna stare attentissime a metterlo bene, ad usarlo bene, a fare lo scrub, dove vi spiego perché, in tutte le parti del corpo, altrimenti uscite a macchie, proprio perché questo pam vi abbronza subito. Da una parte è bello perché vi vedete subito abbronzate il giorno dopo, da una parte è brutto perché se sbagliate vi ritrovate davvero con delle chiazze, delle macchie, delle zone più scure. Quindi è un autobronzante fantastico per chi vuole spendere poco e per chi lo sa già utilizzare, perché abbronza subito. Però dall'altra parte c'è questo problema, che se non lo sapete utilizzare, se sbagliate vi ritrovate sempre con le macchie, quindi io a un certo punto ho lasciato perdere. Quindi io per applicarlo ho comprato il guanto specifico, che è questo qui. In realtà questo qua è di Kiko, perché su internet, su eBay, troverete sicuramente che insieme a questo vendono anche il guanto, solo che io non avevo voglia di spendere soldi in spese di spedizione, ho guardato su internet, c'era da Kiko, sono andata da Kiko e l'ho chiesto alla ragazza perché non ce l'avevano esposto, ed effettivamente avevano il guanto, è fantastico, perché con questo qua proprio lo spalmi benissimo, non ti sporchi tutte le mani, tutti i palmi, non ti sporchi tutte le mani, non ti macchi le mani, ed è fantastico come guanto. Quindi se volete utilizzare un autobronzante di questo tipo, utilizzate il guanto. Fantastico. Adesso passiamo a come si applica l'autobronzante. Cosa fondamentale: prima di applicare l'autobronzante dovete assolutamente fare lo scrub. Lo scrub su tutto il corpo, dappertutto, anche nelle zone che non immaginate, non so, se lo mettete dietro il collo, fatelo dietro il collo, insomma sotto il braccio, in questa parte qui, in tutte le zone, altrimenti rimarrete a chiazzi in quelle zone in cui non avete fatto lo scrub. Una volta fatto lo scrub e idratata bene bene la pelle nei giorni precedenti, in modo da arrivare bene idratate, potete andare poi con l'autobronzante. L'autobronzante va messo sulla pelle pulita e assolutamente scrubbata e assolutamente asciutta. Mi raccomando che la pelle deve essere 100% asciutta, altrimenti potete ritrovarvi con delle macchie, ma se seguite questi piccoli accorgimenti non dovreste incorrere in problemi di alcun tipo. State attenti soprattutto all'attaccatore di capelli, a non metterne troppo, perché sennò qua si accumula, quindi magari se iniziate dal viso, iniziate da qui e sfumatelo bene verso l'esterno. State attenti ai gomiti, le zone un pochino più ruvide, le ginocchia, i piedi, state attentissimi ai piedi, perché quelle sono le zone in cui magari non sono ben sfogliate e si va a depositare più prodotto e vengono delle macchie. Dovete solo stare attenti a queste zone. Per il resto comunque è abbastanza semplice applicare l'autobronzante, basta andare per zone piano piano a fare un bel massaggio che comunque comprenda tutte le parti della pelle, e andare soprattutto gradualmente, come vi ho consigliato. È dunque importante procedere per gradi e metterne poco, ma comunque essere costanti nei vari giorni, fino a che non raggiungete la bronzatura desiderata.
Una parte un po' noiosa dell'auto abbronzante è, diciamo, il mantenimento. Dopo circa una settimana dovete rifare di nuovo uno scrub, altrimenti la pelle, esfoliandosi naturalmente, non viene eliminata, diciamo, in modo uniforme e vi ritroverete a chiazze. Quindi è importantissimo poi rifare lo scrub, diciamo, con costanza. Quindi non rifatelo tutti i giorni, altrimenti non vi abbronzate proprio, perché quello, la pelle abbronzata la eliminate subito, e poi perché non fa bene fare lo scrub tutti i giorni. Però una volta a settimana vi consiglio di farlo, piuttosto rimettete l'auto abbronzante, altrimenti rischiate davvero di ritrovarvi pelle un pochino a chiazze, abbronzatura a chiazze. In questo modo invece eliminate proprio in modo generale tutta l'abbronzatura, lo stato più superficiale, e l'auto abbronzante andrà via gradualmente. Comunque, se lo riapplicate, vi rimarrà bello, vi rimarrà un bel colore naturale. Omogeneo, ecco, omogeneo su tutto il corpo. Poi quando lo vorrete togliere, magari non so, a fine estate, se non vi piace l'abbronzatura, in inverno, o decidete che non volete essere più abbronzate, iniziate a fare gli scrub comunque 2 volte a settimana, sempre con costanza, e così lo toglierete gradualmente, proprio come lo avete applicato. E niente, spero che questo video vi sia stato utile. Per qualsiasi domanda scrivetemi pure nei commenti, perché comunque sapete che vi rispondo. Se non vi rispondo subito è perché o me li perdo, ogni tanto mi perdo qualche commento, o altrimenti magari ho da fare. Nei prossimi giorni vi risponderò sicuramente. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale, mettere mi piace, aggiungermi su Facebook e su Instagram, trovate tutti i link nell'info box, e guardare anche i miei video precedenti. Ci vediamo alla prossima, ciao!